Buongiorno, buonasera gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò di un luogo avvolto dal mistero che forse non tutti conoscete. Buona visione. L'ospedale abbandonato dove sparisce la gente. Da che mondo è mondo, ogni città con un certo numero di abitanti ha uno o più quartieri malfamati, dove la gente crede che ci siano solo criminali e succedano cose brutte. Siamo a Mosca, e precisamente nella periferia a nord della stupenda capitale. Qui effettivamente la metropoli va via via degradando in quartieri più poveri e malcurati, ma a noi interessa un edificio che negli anni ha assunto la fama di far sparire la gente che vi entra. No, non sto parlando di portali dimensionali o teletrasporti, ma di un luogo in cui il male si è annidato e attende solo degli sprovveduti curiosi da seppellire nelle sue fondamenta. Si tratta dell'ospedale abbandonato di Ovrino, covo di persone ben poco raccomandabili e teatro negli ultimi decenni di omicidi, messe sataniche, rapimenti, incidenti e sparizioni. Se uno ci tiene alla propria vita, si tiene alla larga da quello che è stato ribattezzato ospedale killer. La costruzione è tutto sommato recente, dei primi anni 80, ma pur essendo stata completata nel giro di 5 anni, l'insediamento del personale non avvenne mai per errori di calcolo. Secondo uno studio effettuato a posteriori, l'intero complesso fu costruito su una zona geologica instabile e le fondamenta in effetti iniziarono a cedere sin dai primi tempi. Un totale di 11 piani e 1300 posti letto doveva essere, almeno sulla carta, il più qualificato centro medico nel raggio di centinaia di chilometri. Oggi non resta che un enorme scheletro di cemento armato di cui un intero piano è già sprofondato e tutti i sotterranei sono allagati da infiltrazioni di acqua di faglia. L'ospedale non è stato demolito perché non si volevano nemmeno spendere i soldi per la demolizione, e per tutti questi anni si è trasformato in un rifugio di satanisti, fuggiaschi, malavitosi e psicopatici. Ora, una mente sana e logica penserebbe che nessuno si avvicinerebbe ad un luogo così pericoloso, e per molte ragioni. Ebbene, fino a qualche anno fa era esattamente il contrario. L'ospedale di Ovrino era meta di clochard che cercavano un posto dove dormire e di ragazzi che praticano sport estremi. Proprio le attività sportive estreme lo hanno reso un luogo di vero e proprio pellegrinaggio per turisti e fanatici degli sport estremi, attirando inevitabilmente l'attenzione di persone che al contrario non volevano curiosi in zona. I residenti locali la chiamano ospedale killer non a caso. Nel trentennio seguente alla costruzione sono sparite nel nulla oltre 100 persone, per lo più barboni o turisti, alcune delle quali ritrovate smembrate e solo dopo l'intervento delle forze armate scortate dall'esercito. Ancora oggi, nonostante l'intero edificio sia controllato da telecamere e recintato, non è raro leggere sul giornale di omicidi, traffici di armi e droga e risse tra bande locali all'interno della costruzione, e perfino le autorità sembrano andarci caute nell'intervenire. Chi abita nel quartiere limitrofo ha la continua sensazione di essere spiato, e c'è chi è convinto che nel buio dell'ospedale si annidi un mostro pronto ad aggredire chiunque si avvicini o si interessi troppo. Qui i satanisti sono un'altra piaga sociale piuttosto consistente, e non è raro vedere sui muri nuove scritte o incisioni blasfeme. Nonostante tutto, nonostante sia considerato il luogo del male moscovita, molti sono i curiosi intenzionati a sfidare la fama dell'ospedale abbandonato
e il turismo ogni anno è consistente. A volte però alcuni non trovano più la via di ritorno.